Bonjour, je suis André Marcolongo. Je suis l'auteur de La langue géniale. Il y a un an que je l'écris et maintenant je suis ravie de vous présenter La part du héros. Parlando di miti, adoro citare Roberto Calasso quando dice che il mito è qualcosa che non è mai accaduto, ma sempre succede. Scrivere di miti, raccontare miti, questo bisogno di ossigeno, di storie, non significa raccontare di passato, significa di specchiarci nel nostro presente, nella nostra contemporaneità. Io ho scelto il mito degli Argonauti perché lo trovo il più rivoluzionario possibile, un mito ancora più antico di Iliade e Odissea, ma un mito così puro dalla sua essenza greca, così cristallina, un mito che ci invita e che mi invita ogni giorno ad essere sempre fedeli a noi stessi, a non essere mai il numero due delle nostre vite, ma avere la responsabilità di essere eroi. La part du héros nasce proprio come un appello a questa contemporaneità, che non credo sia così povera. Certo vive al ribasso, vive al di sotto delle proprie possibilità, vive di cose da poco, di gesti passeggeri. Quindi ho voluto scegliere questo mito meraviglioso degli Argonauti, il viaggio della prima nave al mondo, Argo, proprio per invitare tutti noi e me stessa come autrice, come donna, ad alzare il livello. Ad alzare il livello è possibile, faccio sempre questo gesto citando un poeta greco, Cavafis, a fare pensieri alti, come diceva un altro autore che amo, Dante. No, non è un'epoca povera, siamo noi che forse spesso siamo codardi. Il mito degli Argonauti è un mito fantastico, intanto sorrido pensando che la prima nave al mondo, Argo, non è partita per fare una guerra, ma alla ricerca di qualcosa di prodigioso, il vello d'oro. Ma non è un viaggio geografico quello che propongo ai lettori, ma un viaggio intimo, interiore, alla scoperta di sé. È questo che significa poi la part du héros o la misura eroica. Il secondo motto dell'Arco di Delfi, tutti noi conosciamo il primo, Gnosis Thauton, conosci te stesso. Il secondo è la Mede Naga, niente di troppo. Il viaggio quindi che propongo è ai lettori di guardarsi ogni mattina allo specchio e di essere fedeli a se stessi e di scoprirsi e di riscoprirsi, conoscersi e riconoscersi ogni giorno, oggi nel 2019. Assolutamente sì, si può leggere il mio libro senza conoscere il mito degli Argonauti e il mito greco, semplicemente perché il mito è qualcosa che è dentro di noi da sempre, è il ricordo di noi stessi, in un passato che diventa presente. Quindi il mito non si studia, il mito lo si vive ogni giorno, dall'antichità fino ad oggi. Non c'è bisogno di essere ellenisti, c'è solo bisogno di essere umani.